Buongiorno a tutti i bikers e benvenuti in un nuovo video. Mi sto preparando per uscire oggi, domenica 10 marzo, e andiamo a Rasiglia e poi a pranzo al solito posto a Norcia. Doveva fare caldo, in questo momento sono le 7.45, fa freddissimo. Dopo dovrebbe riprendersi un attimo, però per adesso fa molto freddo. Ovviamente il grande Alessio si è scordato gli stivali giù all'altra casa di mia nonna, quindi mi devo sbrigare, andare a mettere gli stivali e poi raggiungere gli altri. E niente raga, c'ho una testa de merda stamattina, mi sono scordato pure il portafoglio, devo tornare indietro, riprenderlo. Ora andiamo a mettere gli stivali. Fa un freddo cane, 3 gradi, ma che cazzo. Porca puttana, ieri faceva 20. Bah, va bene, dai. Per chi scende da Rocca Priora o passa di qui, ricordatevi che qui c'è un simpatico autovelox. L'hanno installato 3 anni fa. Il 30 ottobre partiva, il 1 novembre ho preso la multa, 250 carissimi euro andati via per non so quanti chilometri orari in più, fortunatamente neanche tanti. Bah, va bene, dai. E adesso finalmente mi sento pronto a iniziare questo motovlog. Come dicevo prima, oggi ce ne andiamo a Rasiglia, chiamata anche la Venezia dell'Umbria. È un paesino piccolino circondato da torrenti cristallini, così mi è stato detto e io così vi ridico. Lo scopriremo solo vivendo. E voi che dite? Che fate? Questa credo sia l'ultima uscita prima del viaggio in Spagna. Per chi mi segue su Instagram avrà visto qualche storia. Il 22 aprile partirò da Civitavecchia, destinazione Barcellona. Una volta arrivati a Barcellona dormiamo lì, la domenica mattina si parte e inizia il tour. Dopo tutto questo tempo perso sono riuscito ad arrivare con 10 minuti di anticipo, ragazzi. Commovente, commovente ragazzi, commovente. Vediamo se c'è già qualcuno o per adesso siamo solo noi. C'è un gruppo di moto che non siamo noi. Poi c'è il coglione. Dai zio, non dormire, parco 2. Mamma mia, gente sta spaventata. C'è il cacciabombardiere. C'è il cacciabombardiere. Buongiorno. Che dici? Un vento maledetto? Eh? C'è un vento di merda? Due curve che c'erano, porco dinci, abbiamo trovato Air Defender 26x26 che stanno a far fuori strada. Due curve, uniche due curve. Siamo in Sabina, un vento che non molla, non demorde. Non rimango, che arrivano una serie di 2-3 curvette, brecciolaino. Okay.
come scende. Che è successo? Che è successo? Ha sentito la pressione il povero Andrea. Sentito la pressione. Marco, quando gli si scaldano le gomme, diventa una sassaiola qua dietro. Tutti i bresciolini. Tin, 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 tin. Porca troia, oh. Ma stai a distanza. Se no è martirio. Pausa pranzo. Sì, pausa pranzo. Pausa caffè. A Terni. Siamo entrati dentro un bar. Sembra da una parte il bar dei disperati, però figo. Quindi c'era un misto di tutto, con le tizie al bancone che stavano impazzite, penso saranno venute a lavorare dopo l'after di ieri sera, dopo la sera di ieri sera, avranno attaccato dirette, stavano ancora sotto effetto di alcol. Vabbè, mi hanno fatto tagliare comunque, grandi. E a niente, ma che cazzo è oggi, porco, adesso dislessico, zio caro. Niente, quindi ripartendo da Terni, stiamo andando direzione, dovremmo passare davanti le cascate delle Marmore. So già, guarda, oggi domenica delle palme, non voglio fare l'anticristo, roba del genere, però su sta cosa non è che so troppo. Cioè, mo mangio uguale, salame, roba, anzi. No, queste cose qua del non mangiare quello, no, G7 è quello, non mangiare quell'altro. Ma dai, cazzo cambia. Tutto Gesù Cristo mi vuole bene uguale. E niente, dai. È sempre troppo bello, cazzo. Comunque, stiamo per arrivare davanti la cascata. Cascata Scommesse, sarà aperta o sarà chiusa? Secondo voi? Manca un chilometro. Per me è chiusa. Infatti sono chiuse, eccole là. Vedete una goccina. E sono chiuse. Ecco, poca roba, c'è poca roba. Andrà se ferma, inchioda, famo un incidente. E niente, quindi manco le cascate se siamo visti. Bene. Marco da dietro. Ma che spettacolo è, figa, oh! Oh, visto che YouTube sono quasi tutti del nord Italia, faccio anch'io. È figa, oh, che roba, oh, zio! Minchiata! Anch'io voglio andare a vivere a Milano per uscire e andare sulle Dolomiti e fare i motovlog lì. Ero già diventato miliardario, ma lo diventerò a Roma. Saluto agli bikers. Dai, che oh, castelletto là, montagne appena innevate, comunque da poco. Alberi in fiore. Madonna. Che benessere. Curvette niente male. Curvette niente male. Sfrizionare power. Lunghino. Guarda il fiumiciattolo, bello. Vento che non molla oggi. Vaccone, vacche belle vacche! Rovinata, era partita alla grande la strada, poi si si è rovinata. Infatti pure Marco andando per il valico del Soglio, altezza 900 sml sopra il livello del mare, strada
partita alla grande, ho detto qua ci divertiamo, andata a si rovinare qualche curva più là. Mancano la bellezza di 8 km a Rasiglia e vediamo se davvero è corretto che ne parlano così bene. Comunque fa un freddo importante, siamo saliti, fa 9 gradi, c'ho il guantino traforato che non sta dando il giusto feeling alla mia mano gelata. Arrivati a Rasiglia, ovviamente come ci aspettavamo c'è il panico, e parcheggiato qui sotto. Comodissimo. Ma io te devo, vado. Ma non lo sento, cioè, lo senti? Ci vuole un po', callo 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 callo. Ciao. Che bello questo paese, guarda che bello. Bella i gallini. Ma sei una scena con la KTM. Andate a comprare, un momento sulla moto. Guarda due esemplari di... Complimenti al nostro amico che ha scelto Rasiglia, molto particolare come avete visto dalle immagini. L'unica cosa è roba di un'oretta, quindi ma neanche, vabbè, un'oretta se voi proprio mettete a fare tutti gli assaggi, tutta la roba, quindi mettetela all'interno dell'itinerario, ma sappiate che o ci arrivate per pranzo godendovi il paese mentre arrivate, o così vi fermate a mangiare una cosa, fate una bella passeggiata. Comunque qua è fantastico. Ora andiamo dal nostro amico Anzuini, sono fratelli, a Norcia, e festeggiamo così la nostra Domenica delle Palme, certo, mangiando il famoso pesce d'Anzuini. Siamo tutti. Eccoci, uno. Già è finito, due, già è finito. 4 e 5. Vai. Oh, aspetta, aspetta, mo ti chiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. A, no, a noi. Aspetta, anche a noi. A noi. No, a me questa queste cose fasciste no. A noi. Non sei fascista tu. Ma quando si dice a noi non si dice a noi, a noi. Vabbè, questo non lo mettiamo. No, no, puoi mettere, sì, cazzo. No, mi bannano da YouTube. Ah, sì, quello e sì. Perdo i milioni di euro che sto guadagnando. Ma alla nostra, a noi, ma ti arriva. A fanculo a chi vie il caffè, là. E... No, oggi no, il caffè. Penso, ho visto che mi ha sorpassato Gian Andrea, me l'ho visto un Gian Andrea che passava. Che cazzo ne è? Per il spettacolo. Facete come piega Giovanni, che facete come piega Giovanni. Giovanni ha iniziato. No, al contrario, ha modo dritto a questo. Ha modo stato. E poi quando è rettilini sta così. Metti dritto. Scusa, adesso. Rettilini. Sì, ma col culo dietro. Si piega, però. Si piega, capito? Invece col cupolino. Con qua la mano che la vedi che sta così. Sì, che sta della... E va giù. Ma è il cambio, il cambio, il cambio. Quando cambia? Aspetta. La frenata, voglio la frenata. Buona la frenata. Boh! Fa lo sguardo, la frenata con lo sguardo pauroso. Costa amici in servo. Ma no, il balletto quello però su quando stavamo a filettino, dove cazzo stavamo? Quello no, qua. Quello lì. Come era quello? Come cioè, lui, non mi ricordo che cazzo stavamo a premio.
col ballettino sempre quello, e mi muoiono perché altro. Però raga, dai, da le prime volte che stavo arrivavo dopo due ore, dai. A voglia, ma che sta scherzando? Me l'ha detto pure quell'altro col 1290R, sì, me l'ha detto coso, S1000RR, me l'ha detto, sta appiccicato dietro. Loro acceleravano nelle curve, io acceleravo un po' con la roda e andavo dietro. Comunque ogni video c'è sta lui che fa, io con una roda, in tutti ho fatto. Ma tu mi stai riprendendo? Sì, oh. Io lo vedo dallo specchietto. Ragazzi. Sei un bastardo. Si sta preparando. Perché? Oh, perché lui è bastardo? Perché è quella. Sì. Sta sulla roda. Oh, Pepe. Il mondo sta arrivando. È frustino, l'hai preso o no? Un po' frustino. Il mondo sta arrivando. Tu pensai che tu ne vedi la tardi, eh? Guarda che sta affondo io, la faccio affondare. Poi alla fine della vita c'è Gesù con inferno, purgatorio e paradiso, e io vado lì, Signore Santo, allora, prima di andare là, prima di andare là, fammi qualcosina di fatto, tutto qui, tutto qui. Guarda che funziona qui. Pure le bustarelle, io tardi pure là, sono arrivato, vedi, io tardi sono arrivato, ho vissuto come uno schiavo del demonio, non te lo cercavo, ce ne sono tante, io ho vissuto come uno schiavo del demonio, perché? Perché quando non preghi, il demonio trova casa persa, senza dubbio, poi dopo dice, oh, no, io voglio questo, voglio quello, faccio qua, che se poi sono un pupaccio, lo chiamiamo demonio, che demonio, eccolo, la negatività, la parte della... Sei un demonio. Padre Amor, mi hai sentito parlare, eh? Padre Amor. Ragazzi, un saluto qui da Norcia, dal nuovo profeta, Andrea. Dio sia sempre lodato. Sempre. Gesù Cristo. Che devono fare? Iscriversi al canale, Andrea? Por la Madonna, se no gli viene una bestemmia contro, guarda. Bravo. Sa! Se non volete che andrà a bestemmia, iscrivetevi al canale. Alla prossima, dai!